abbrevia sempre il nome, perché è più facile l'immediatezza, no? Ad esempio, se uno deve chiamare Enrico, vieni, invece Ricky è subito, no? Si fa presto. Avevamo tutti, difficilmente ci chiamavamo tutti col nome originale, avevamo tutti il nomignolo. Ad esempio Tomasini era Thomas, Poli era Cece, Riva era Gigi, anche se si chiamava Luigi, per dire. Avevamo tutti i soprannomi. Io credo che nella storia del calcio non esisterà mai un gruppo unito come eravamo noi allora. Lo dimostra il fatto che a distanza di 40 anni, 45 anni, io come altri ancora veniamo una volta, almeno minimo una volta all'anno, a trovarci e stare qui a ricordare tutto quello che abbiamo fatto. Ricordo ad esempio che non volevo venire a Cagliari, perché allora era il 68, io avevo due figli piccoli, era il periodo che la Sardegna si parlava di rapimenti, e in più sembrava che io dovessi andare all'Inter, e invece all'ultimo momento la Fiorentina mi ha dato al Cagliari e io avevo detto che non venivo. Poi però chiaramente allora non potevo rifiutarmi, perché erano le società che ti dicevano dove dovevi andare, e sono venuto e poi sono stato veramente da Dio, non solo perché ho vinto il mio primo scudetto, ma perché per tutto quello che la Sardegna ti offre. Io ho fatto il portiere anche da bambino, perché c'era mio padre che mi ha avviato verso questo ruolo, nel senso che lui giocava, io sono di un paesino della Toscana, di Pontremoli, e lui giocava nella Pontremolese, che era in prima categoria allora, e tra il primo e il secondo tempo, allora gli spogliatoi erano molto lontani dal campo, perché si spogliavano in una palestra, per cui tra il primo e il secondo tempo rimanevano in campo. E allora io andavo in campo da lui e lui mi metteva tra i pali e mi calciava piano piano e mi ha avviato verso questo ruolo. E io ho fatto solo il portiere nella mia vita, non è che prima facevo l'attaccante, anche se mi piaceva giocare fuori, ma io ho sempre fatto solo il portiere. Sono nato portiere. Quando ho finito la carriera portiere ho fatto l'allenatore, il preparatore dei portieri della Fiorentina, poi del settore giovanile, poi sono andato in un altro settore giovanile vicino a Montecatini e poi ho avuto un infarto e ho dovuto lasciare. Il calcio per me è stata la vita. Io ho sempre fatto questo lavoro, anche se studiavo per diventare maestro, poi però a un certo punto sono passato dallo Spezia alla Fiorentina e in una squadra professionistica non c'era più la possibilità di andare a scuola, di studiare e di giocare. Ho dovuto smettere, ho fatto la mia carriera professionistica prima nella Fiorentina, poi nel Cagliari, poi ho finito al Milan e è stata tutta la mia vita. E non è facile diventare dei grandi calciatori. Calciatore si può diventare sicuramente, però devono affacciarsi al calcio prima di tutto per divertirsi. Poi se hanno le doti, se hanno le qualità, o prima o dopo vengono fuori. Ma non che i genitori portano il figlio, vai a giocare al calcio perché guadagni tanti soldi. Non è così.